Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salutiamo per la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla mia mano materna, guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 145, 10 settembre 1902. Credevo che il benedetto Gesù fosse ritornato secondo il solito, ma quale non è stato il mio disinganno che dopo aver deciso che per ora non mi portava, ha incominciato a farmi stentare per vederlo, e dal più delle volte ad ombra e a lampo. Onde questa mattina, sentendomi molto stanca e sfinita di forze per il continuo desiderare ed aspettare, pare che è venuto e trasportandomi fuori di me stessa mi ha detto: figlia mia, se sei stanca, vieni al mio cuore, bevi e ti rinfrancherai. Così mi sono avvicinata a quel cuore divino ed ho bevuto a larghi sorsi un latte misto a sangue dolcissimo. Dopo ciò mi ha detto: le prerogative dell'amore sono tre: amore costante, senza termine, amore forte ed amore rannodato insieme, Dio e il prossimo. Se nell'anima non si scorgono queste prerogative, si può dire che non è della qualità del vero amore. Capitolo 147, 30 ottobre 1902. Questa mattina, trovandomi in un mare di affanni e di lacrime per l'abbandono totale del mio sommo bene, mentre mi sentivo consumare dal dolore, mi sono sentita alienare la mente e vedevo Gesù benedetto che sorreggeva la fronte con la sua mano e come una luce che conteneva dentro tante parole di verità. Ed io appena mi ricordo questo, cioè che la nostra umanità, sciogliendo il nodo dell'ubbidienza che Dio aveva fatto tra lui e la creatura, nodo tale che solo riuniva Dio e l'uomo, si era dispersa. E Gesù Cristo, prendendo l'umana natura e facendosi il nostro capo, venne a riunire l'umanità dispersa e con la sua ubbidienza ai voleri del Padre venne a rannodare un'altra volta insieme Dio e l'uomo. Ma questa unione indissolubile viene maggiormente rafforzata a misura della nostra ubbidienza ai voleri divini. Dopo ciò non ho visto più il mio caro Gesù,
ritirandosi insieme con lui la luce. Capitolo 148, 1 novembre 1902. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono sentita uscire fuori di me stessa ed ho trovato un bambino che piangeva e parecchi uomini, tra i quali uno più serio, ha preso una bevanda amarissima e l'ha data a quel bambino che piangeva, il quale nel trangugiarla ha sofferto tanto che pareva che si strozzasse la gola. Io, non sapendo chi fosse, per compassione l'ho preso in braccia dicendogli: «Eppure è un uomo serio e ti ha fatto questo, poverino. Vieni a me che ti voglio rasciugare il pianto». E lui mi ha detto: «La vera serietà si trova nella religione. E la religione vera consiste nel guardare il prossimo in Dio e Dio nel prossimo». Poi, avvicinandosi all'orecchio, tanto che le sue labbra mi toccavano e la sua voce risuonava nel mio interno, ha soggiunto: «La parola religione per il mondo è parola ridicola e pare che vale niente, ma innanzi a me ogni parola che a religione appartiene è una virtù di valore infinito, tanto che mi servii della parola per propagare la fede in tutto l'universo. E chi in ciò si esercita mi serve di bocca per manifestare alle creature la mia volontà». Mentre ciò diceva, capivo benissimo che era Gesù, nel sentire la sua voce chiara che da tanto tempo non sentivo. Mi sentivo risorgere da morte a vita e stavo aspettando, perché appena finiva di parlare dovevo dirgli i miei estremi bisogni, ma che non appena finito di sentire la sua voce è scomparso ed io sono restata sconsolata ed afflitta. Bene, davvero splendidi questi tre capitoli, ricchissimi di santi insegnamenti, ecco, e di sante parole, come Gesù ci ha detto nell'ultimo. E attraverso la parola si propaga la fede, si manifesta la divina volontà alle creature, quindi tutti quanti i doni che Gesù ha fatto a lui, di queste tante parole che ci ha rivolto, devono anzitutto essere oggetto della nostra lode, del nostro ringraziamento. Pensare ai multiformi modi con cui Gesù continua a donarci la parola con la P maiuscola, no? Da quelli assolutamente più importanti e, diciamo così, pubblici e istituzionali, che sono la Divina Rivelazione, la tradizione della Chiesa con la T maiuscola, il Magistero della Chiesa, gli scritti anzitutto dei dottori della Chiesa e subito dopo a seguire dei santi, nonché le loro testimonianze eroiche. Queste sono tutte, a diverso titolo, significative parole di Dio, certe, che poi, diciamo, quelle un po' più ordinarie, insomma, no? Qualcuno che ci parla del Signore, qualche buon predicatore, i buoni sacerdoti, i buoni vescovi, la parola dei pontefici, la parola dei santi uomini di Chiesa. E poi abbiamo anche il dono di questi bellissimi scritti di cielo, insomma, che sono un approfondimento, un disvelamento di ciò che la Chiesa è e di ciò che la Chiesa vive da sempre e che ha la sua ragione stessa di essere, no? Ecco, bellissimo questo primo insegnamento sull'amore. Qui ci sono delle cose veramente che, se la memoria ci aiutasse, sarebbe proprio bene impararle a memoria, no? E poi farci l'esame di coscienza, perché tre sono le prerogative dell'amore. Bellissimo questa espressione. Amore costante, senza termine. Amore forte ed amore l'hanno dato insieme Dio ed il prossimo. Cioè, qui ci stanno, in questa frase c'è tutto il Nuovo Testamento, cioè, no? San Giovanni che dice: non puoi amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi, per esempio, no? Gesù che dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Questo è il primo comandamento e il secondo è simile al primo, no? Quindi questi rannodamenti
Poi, forte come la morte e l'amore, si legge nel Cantico dei Cantici, proprio tenace, troppo testuale citazione, no? E poi amore costante senza termine, solo chi persevererà fino alla fine sarà salvato, no? Dice Gesù nel Vangelo, oppure la parabola del seminatore, il seme seminato tra i sassi, sono quelli che ci fanno i fuochi di paglia, sono quelli che si entusiasmano, poi alla prima luce del sole, quindi alla prima piccola difficoltà, tuffete, ecco, si fermano subito, sono incostanti, non hanno radice in se stessi, ecco, bellissimo. Stai nella carità, perché la carità sappiamo che è un precetto con due ali, no? È come una colomba, è bianca e c'ha due ali, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Bene, è forte il tuo amore? Forte l'amore soprattutto qui si intende verso Dio, no? Può essere diversamente forte nei confronti del prossimo, nel senso che forte nei confronti del prossimo è da intendersi come solerte, sollecito, attivo, no? Quindi un po' d'immagine del buon samaritano che non resta indifferente ai bisogni del prossimo anche quando non gli venisse chiesto aiuto, anche quando non ci fosse una, come dire, occasione prossima, no? Amore costante, senza termine. Quindi non basta fare un'opera di misericordia oggi e poi la rifaccio quando mi ricordo, no? O un'elemosina oggi e quando mi ricordo, così come la nostra vita interiore deve essere assolutamente caratterizzata dalle frequenze della costanza. Non si può, cioè ci si può santificare se non si ha almeno orientativamente una regola di vita, nel senso io devo sapere ogni giorno quanto tempo dedicare al Signore, come farlo, che tipi di cose fare, insomma, no? Non posso lasciarle al caso queste cose qui. E la costanza, no, quindi non mi va di fare la meditazione, la faccio lo stesso, non mi va di fare l'adorazione, lo faccio lo stesso, non mi va di fare il rosario, lo faccio lo stesso, non mi va di fare l'ora della passione, lo faccio lo stesso, non mi va di fare la lettura spirituale, la faccio lo stesso, eccetera, no? Quando l'amore ha queste tre caratteristiche, forte, caliente, ardente, davvero capace di orientare tutta la nostra esistenza, no? Che se io capisco che una cosa Gesù la vuole, non capisco più niente, e quella cosa si fa, punto e basta. Senza se, senza ma, senza obiezioni, senza scuse, senza ritardi, no? C'è la costanza, quindi non il fuoco di paglia di uno, due giorni, una settimana. Ci vogliono resistenze dimostrate, provate nel tempo. Ecco, la costanza, San Tommaso fa una piccola e opportuna, no? Distinzione tra la costanza e la perseveranza. La costanza significa andare avanti quando sopraggiunge qualche difficoltà, lo spiega Gesù, no? Quando sopraggiunge qualche tentazione, qualche prova, qualche tribolazione a causa della parola, subito restano scandalizzati, sono gli incostanti. Quindi la costanza è quella che va avanti nonostante la difficoltà, la prova. Cioè uno che ha una prima tentazione salta per aria, non c'è nessuna chance proprio. Invece la perseveranza è l'altro grande sfida, per certi aspetti peggiore, che è il prolungare lo sforzo nel tempo. Non basta che lo faccio oggi, domani o dopodomani, né che supero qualche difficoltà. Chi persevererà fino alla fine, la perseveranza deve accompagnarsi fino al termine dell'esistenza. Tant'è vero che il Concilio di Trento dice che la perseveranza finale, fino alla fine nella fede, è una grazia straordinaria da impetrare da Dio, Padre Pio tante volte l'ho detto, tutti i giorni pregava per la sua perseveranza e amava sempre ripetere: la fede non è di chi ben comincia, né di chi va avanti per un certo tempo, ma di chi persevera fino alla fine. Quindi amore costante e senza termine. Quindi Gesù sta dicendo costante e perseverante in realtà, perché la costanza, ripeto, è superare le difficoltà, gli ostacoli,
e la perseveranza è andare avanti fino alla fine, cioè superando l'usura del tempo. Tutti i giorni quattro rosari, tutti i giorni quattro rosari, fino a quando? Fino alla morte. Sei capace? Per esempio, non tanto per dirne una, ecco, poi ognuno conosce il proprio piano di vita, no? Questo è il primo capitoletto. Secondo capitoletto. Allora, noi dobbiamo pensare che c'è un solo problema nella razza umana, uno solo. Uno. La disubbidienza a Dio, punto. Il peccato originale fu nella sua proprio essenza più profonda, a parte la sua complessità, a parte le ipotesi varie teologiche che sono state fatte circa quello che fosse o che non fosse, sono tutte tante cose belle e per certi aspetti anche utili su cui riflettere, ma l'essenza, cioè ciò che è stata la causa della rovina, è stata la disubbidienza a Dio, che qualunque cosa fosse aveva detto: figlio mio, tu puoi fare tutto meno che una cosa. Affidando in questa cosa all'uomo il compito, uno, di credere che quella cosa Dio gli diceva di non farla per il suo bene. Sarebbe stata da dare gloria grandissima a Dio. Nella persuasione assoluta che se l'avesse fatto non era soltanto un problema di, come dire, di dispiacere a Dio, ma sarebbe stata la rovina per sé e per tutti, che è conseguente ad ogni volta che noi ci allontaniamo da Dio. Purtroppo l'uomo è andato a sentire la sirena del serpente, il sibilo del serpente. Generalmente sono i vifferai che incantano i serpenti. Lì purtroppo l'uomo, anzi la donna, si è fatta incantare dal serpente e poi si è trascinato pure dietro l'uomo. Ma il motivo, la melodia del serpente magico, più che del pifferaio magico, era, e si vede benissimo nel racconto della Genesi: ma che stai a Dio? Ma qual è l'amore di Dio? Dio ti dice di non fare questa cosa, perché questa è l'unica cosa che ti fa diventare come Lui. Cioè, sarebbe come se tu potessi fare, dice, ti faccio fare tutte le cose dell'universo e poi ti tolgo la più bella di tutte. Ma che razza d'amore sarebbe questo? Vedete, fa quello che ti dico io. Prova, vedrai. Questo è chiarissimo dal libro della Genesi, ripeto, senza entrare nel merito di cosa fosse stato. Allora, che cosa ci insegna questo? Che se ci sta una cosa che Dio dice, una sua promessa, una sua parola, ma se venisse, San Paolo dice, se venisse un angelo a predicarti un Vangelo diverso da quello che ti ho detto io, tu devi dirgli vattene, tu sei anatema, sei anatema, sei scomunicato. Piuttosto che disobbedire a Dio anche nel minimo, questo faceva Nisa, ma io mi faccio mutilare vivo, mi faccio squartare, mi faccio tagliare a pezzi. Capito? Piuttosto che dubitare di una sola parola di Gesù. Un esempio molto attuale. Gesù ha detto a Pietro: tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno, punto e basta. Potrebbe succedere tutto questo cataclisma, tutto questo mondo possibile e immaginabile, le porte degli inferi non prevarranno, punto e basta. Pensare che possano prevalere, agitarsi perché possano prevalere, è grave, perché non crede, cioè Gesù non parla a vanvera. Se ha detto questa cosa è e basta. Se ha detto di ogni parola inutile sarà chiesto conto agli uomini nel giorno del giudizio, Vangelo di Matteo, se non ricordo male, capitolo 12, io prima di parlare, di aprire bocca e dargli fiato, ci devo pensare, perché se Gesù l'ha detto me ne chiederà conto della parola inutile, oziosa, della chiacchiera, vana, tanto per dire, no?
se questo non ci entra bene in testa, cioè non è che, cioè, l'ubbidienza, certo che dà gloria a Dio, ma fa bene, cioè se tu disubbidisci, tu ti vai a rovinare. Perché a Dio, io questo l'ho detto tante volte in tante catene, ma che gli importa a Dio se gli obbedisci oppure no? Io tante volte lo vedo anch'io da prete, insomma, con le anime, no? Cioè, se io ti dico da fare una cosa, in coscienza, da sacerdote, o ti do un'orientazione, cioè te lo dico da sacerdote, ma guarda che io ce l'ho la mia vita interiore, io cerco di servire il Signore, cerco di tendere alla santità, cioè tu non fai quella cosa, non è che questo intacca il mio cammino di santità, intacca il tuo. Se ritieni che non sia autorevole come sacerdote, chiedi consiglio a un altro, d'accordo? Viva Dio, ce ne saranno 200 miliardi meglio di me. Ma se dopo ti dico di fare una cosa, tu vorrei venire e poi non la fai, ma che me chi sta a fare? Cioè, questo per far comprendere, quando viene un'indicazione, diciamo così, dall'alto, un consiglio di un buon sacerdote, certamente non è parola di Dio, come dire, infallibile. Il Papa solo quando parla è scattedra, è infallibile, figuriamoci un prete. Però è in qualche modo una parola autorevole che viene da un rappresentante di Dio, no? Quindi, per dire. Allora, qui si tratta del problema tra l'ubbidienza e la disubbidienza. Gesù che cosa ha fatto? Gesù ubbidiente fino alla morte di croce, questo ha fatto, dice San Paolo. Anche questo, no? Dice che cosa è stato importante di Gesù, che ha sofferto? No, non è stato importante che ha sofferto. Dice Leonardo eretico, non dice che non è stato importante che ha sofferto, lo dice San Paolo, non Don Leonardo, eretico San Paolo. San Paolo è detto ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, cioè la stessa morte di croce trae valore agli occhi del Padre dal fatto che lui gliel'aveva comandato di sacrificarsi in quel modo e fino a quel punto per gli uomini, e Gesù l'ha fatto. Qui c'è tutto il discorso anche sulla mortificazione, sulle penitenze che uno fa, che se le fa di testa propria, se Dio non le vuole quelle cose da cada persona, servono a nulla, d'accordo? Perché il valore, ciò che dà valore ai nostri atti, è la sua, è la loro, meno corrispondenza alla volontà di Dio, cosa chiosa Gesù, questa unione indissolubile che Gesù ha annodato, viene maggiormente rafforzata a misura della nostra obbedienza ai voleri divini, cioè oggettivamente Gesù ha già riconciliato l'umanità col Padre, quindi il nodo sciolto dalla disobbedienza ad Adamo è stato riannodato da Gesù a livello oggettivo per tutta l'umanità, ma a livello soggettivo per ogni singola persona. Questo nodo che è oggettivamente annodato da Gesù lo devi annodare tu soggettivamente nella tua vita, e come? Ubbidendo in tutto ai voleri divini, se vuoi chiaramente, perché se non vuoi, ti vai soltanto a cacciare un mare di guai. Poi bellissime le considerazioni dell'ultimo capitoletto, prima di chiudere. Molta gente pensa tuttora oggi che la religione sia una cosa da come dire, da minorati psichici, da dementi, da mezze tacche, da persone poco intelligenti, insomma, da gente, come dicevano a suo tempo, cioè, i vari Feuerbach e poi i comunisti amici suoi, che questi sono mezzi alienati, non vogliono affrontare i problemi della vita, no? E quindi si devono rifugiare nell'aldilà, invece i problemi stanno qui, dobbiamo affrontare i problemi dell'emergenza sociale, i poveri, tutte queste cose qua, no? Questo dicevano, sto chiaramente semplificando, i comunisti. Non parliamo poi dei rivoluzionari francesi, ecco, della... Liberté, égalité, fraternité, a morte a ghigliottina preti e suore, ecco, liberiamo l'uomo da queste superstizioni medievali, capito? Quindi se uno andava appresso, quello è un deficiente, uno che, nel senso etimologico, nel senso che non capisce niente, quindi è la prova di questo fatto, almeno in, non lo so, in Italia a quanto pare, e questo tra l'altro la dice lunga, insomma, su come la parità tra uomo e donna sia ancora molto molto teorica, la pari dignità, che è una cosa giusta. Chi sono i più grandi frequentatori di chiese in Italia? Gli uomini? Non credo. E come mai? Perché non voglio adesso chiediamoci, come mai?
Perché la fede è una cosa da donna? Perché la donna è il gentil sesso, è il sesso debole, un pochino la donna ha bisogno di sicurezze, quindi deve aggrapparsi a qualcosa. Io invece che sono un maschio, che pare che mi metta ad andare in chiesa, senti il prete, o a ginocchiarmi davanti a Dio, metto un ginocchio, se solo ogni tanto gli faccio il fuoco che ci vado, ma lungi da me, ma manco se uno avesse, come dire, ospitato in casa un criminale, insomma, no? Atto disdicevole. Questo purtroppo è quello che si pensa comunemente. Cioè, se non si pensa a livello teorico, si vive certamente a livello pratico. Penso che queste cose, almeno in Italia, cioè, o almeno dalle mie parti, forse farà eccezione, insomma, la mia diocesi, ecco, però è così. Quindi vuol dire che la parola religione per il mondo, come dice Gesù, è parola ridicola e pare che non vale niente. Religione. Ah sì, quello religioso, insomma. Cioè, nei piccoli centri, nei paesi, lo assicuro, insomma. Se qualcuno, diciamo così, sta un pochino più vicino alla Chiesa, come dire, uscendo, diciamo così, dai canoni, perché poi ogni paesino ha le sue regole, come dire, non scritte, no? Per esempio, se esce la processione del patrono, la processione del patrono, guai chi manca, se manchi sei bollato, per dire, no? Quindi ci sono alcune cose che sono prescritte tassativamente, d'accordo? Questo almeno nei paesini delle nostre parti. Però se vai oltre, è bigotto, sei sempre in chiesa, sei uno strano. Ecco, quindi questo sono tutte tante cose su cui occorre riflettere un pochettino, perché noi dobbiamo smontarla questa cosa. Chi fa questa meditazione è chiaramente un sacerdote, no? E, certo, anche oggi per un ragazzo ascoltare la propria vocazione, specialmente se avrebbe già delle prospettive brillanti di vite aperte, no? Quindi non so, lauree, prospettive anche, come dire, se sentimentali, floride, rose, promettenti, beh, quello certamente è un segno, no? Cioè di dire, guarda che non è che io mi faccio prete perché non c'ho niente da fare, o perché mi sono mezzo represso e non so buona storia e rapporti col prossimo, no? Mi faccio prete perché sono convinto, sto seguendo una chiamata, rinuncio a qualcosa. Ecco, ma questo va fatto a tutti i livelli. Cioè, chi sta vicino al Signore, certamente sempre mantenendo lo stile dell'umiltà, della dolcezza, anche del rispetto delle coscienze altrui, senza mai assumere atteggiamenti da saccente che danno poi fastidio, o da giudice del prossimo che è anche peccato, o da sprezzante che guarda il prossimo dall'alto in basso, questo è satanico, non si fanno tutte quante queste cose. Quindi, mantenendo sempre proprio lo stile dei discepoli di Gesù e dei figli di Maria, quindi, ma dentro questo stile, ripeto, umile, modesto, dolce e rispettoso, io però sono più che fiero della mia fede e non mi vergogno. Cioè, se mi viene da dire il rosario nell'autobus, io prendo la corona in mano, lo dico, senza certamente andare a ostentare niente, ma non so, se io entro in chiesa e passo davanti al Santissimo, ci sono delle persone che so che non credono, io la genuflessione non solo che la faccio due volte, non è che non la faccio perché mi vergogno. Se sto a pranzo con qualche collega o qualcuno, almeno il segno della croce, ma almeno, se non qualcosa di più, io lo faccio. Senza nessun problema, il crocifisso dentro l'ufficio ce lo metto, dentro casa, cioè quelle piccole cose che non si tratta di ostentare, ma noi non ci dobbiamo certamente vergognare. San Paolo scrive: non mi vergogno del Vangelo, Gesù dice: chi si vergognerà di me, delle mie parole, anch'io mi vergognerò di lui quando verrà, quando ci sarà, quando mi incontrerò davanti al Padre. Quindi altro è, ripeto, assumere i comportamenti, si potrebbero definire satanicamente cristiani, d'accordo? Cioè, con la scusa del cristianesimo, assumere degli atteggiamenti che non hanno niente di cristiano, ma che assomigliano molto a quelli del diavolo.
quindi lo sprezzo, il disprezzo, l'ostentare il senso di superiorità, dire ah io ho capito tutto e tu non capisci niente, questo non si fa, d'accordo? Questi sono stili di Satana, questi qua, non sono stili di Gesù e di Maria. Però non ci si neanche auto, come dire, autorelega nelle catacombe per paura di apparire discepoli di Gesù, questo no. Ecco. Perché, come Gesù spiega, ogni parola che appartiene alla religione è una virtù di valore infinito. Ed è una cosa bellissima. E dobbiamo essere fieri. Non lo so, chi porta, per esempio, al dito l'anello col rosario, anche queste cose qui non bisogna mai eccessivamente troppo caricare, perché si vedono anche alcune persone, insomma, che sono che è troppo, cioè, troppo cariche nell'esteriore o nei segni anche, cioè una donna modestamente vestita è uno spettacolo, ma una donna vestita nel mondo come una suora, anche se avesse fatto, come dire, delle promesse di consacrazione nel mondo, eccetera, eccetera, però è un messaggio fuori luogo, perché una consacrazione laicale, certamente una donna che vuole fare la volontà di Dio, darà anche dei segni esteriori, cioè proporrà umilmente un modello di femminilità ispirato alla Madonna e certamente diverso dai canoni del mondo, ma un modello che, dovendo parlare nel mondo, possa essere, come dire, possa anche toccare anche una donna che i voti non ha fatti, capito? Perché non è riservata a chi ha fatto promesse a Dio. Quello è un modello. La Madonna non era una suora, d'accordo? Né era una, come dire, cioè una persona unica, ma la Madonna era una mamma, era una sposa, era una donna di casa, d'accordo? E sicuramente anche ai tempi di Maria Santissima c'erano donne che non erano esemplari, ma lei era differente. Ecco, quindi questo è un tema molto importante, nel senso che nel cuore noi non dobbiamo vergognarci, nell'esteriore non dobbiamo avere paura di mostrarci. Ecco, ma tutto va sempre fatto senza fanatismi, senza squilibri, senza estremi, senza eccessi e senza cose fuori luogo, ricordando sempre che nella divina volontà c'è l'ordine e l'equilibrio. E che quando si esce da questi due orizzonti, inevitabilmente si esce fuori strada. Oh, Santa Vergine Maria, tu che sei stata obbedientissima in tutto a Dio, ecco, insegnaci ad essere sempre maggiormente, sempre più verso il tutto, obbediente ai divini voleri, ad ogni minimo loro cenno, senza la minima resistenza ed opposizione, ricordando che è solo l'ubbidienza che ci salva ed è solo la disubbidienza che ci danna. Concedici di imitare i tuoi modelli, ecco, come abbiamo visto nell'ultima parte della meditazione, per non vergognarci del Vangelo, ma anche non dover far vergognare a causa nostra Gesù del Vangelo. Ecco, tu capisci insomma il senso alla luce della meditazione in cui ti sto rivolgendo questa richiesta, no? A non essere noi a ridicolizzare la religione, che già viene ridicolizzata purtroppo dal mondo, no? Ecco, e infine quello che abbiamo meditato sulle prerogative dell'amore, che era il tuo amore, sia anche il nostro amore. Da te impariamo ad amare fortemente, follemente il Signore, ma impariamo anche la grande arte della costanza e della perseveranza, ecco, nonché questa fusione inestricabile tra amore di Dio e amore del prossimo, che è il cuore della nostra fede.
nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.